tra Albatro 3 e finisce la classifica il Molteno con 2 punti. Questa sera sicuramente sarà una partita molto molto tosta, come quasi tutte quest'anno, soprattutto che abbiamo visto qua da Piano, in quanto la partita è molto importante per entrambe le società. Per l'Eppan intanto, se vuole entrare nelle prime 8 squadre e poi giocare la Coppa Italia, la squadra deve assolutamente cercare di vincere questa partita, e per il Cingoli per allontanarsi dalla zona retrocessione. L'Eppan si presenta al grande completo, anche se Santinelli è un po' infortunato in quanto si è fatto male la partita, all'ultima partita. Vediamo che il Cingoli si presenta con il numero 8 Antic, il numero 13 Anzaldo, il numero 2 Bincoletto, il numero 7 Ciattaglia, il numero 33 Cirilli, poi Garoni con il 6, Gentilozzi col 20, Iaziri col 3, Ladakis numero 4, Latini numero 18, Mangoni numero 10, Rotaro 15, Strapini col 19 e Tobal con il 21. Allenatore è il signor Sergio Palazzi. L'Eppan si presenta con Philip Troyer, con Bernd Morandel, con Hannes Lang, Alexander Seminkov, poi con Biedenhofer Alex, Thomas Branch, Modesta Starolitz, Moritz Pircher, Omar Santinelli, Dragan Sliepcevic, Andreas Pircher, Stefan Unterhauser, Jan-Niklas Oberauch, Simon Singer, Samuele Bortolot e Christian Raffl. Sarà una partita anche interessante da vedere dal punto di vista dei marcatori, in quanto il Cingoli si presenta con Ladakis, che è il bomber della squadra, vicino a lui anche Antic e il bravissimo giocatore Rotaru, e noi ad Appiano abbiamo il vice cannoniere della Serie A Beretta, Ladakis, e con 83 gol fatti. Vediamo che abbiamo come di consuetudine il mio fratello Ricci, che mi dà una mano per questa partita. Ricci, all'inizio della partita tu firmeresti per una vittoria sicuramente? Beh, vittoria sicuramente, grazie Otto. Un saluto a tutti quelli che partecipano a questa partita e all'Esport. Intanto ha iniziato la partita, speriamo che vada a buon fine per la squadra di casa. Otto, è sicuramente, come dicevi, importantissima soprattutto per rimanere a metà classifica, e il Cingoli ultimamente ha fatto dei bellissimi risultati e sicuramente è in gran forma. L'Eppan a causa di uno stop da 3 settimane che non gioca, vediamo. E intanto Otto, buona partita, buona pallamano a tutti. Grazie Ricci. E abbiamo iniziato con una perdita di pallone da parte dell'Eppan e con un contrattacco del Cingoli immediato, per cui 1-0 per la squadra biancorossa in campo, che si presenta con una classica 6-0 con 2 ragazzi enormi in difesa. Si tratta di Strappini e di Ladakis, il greco con il numero 4 e il 19, che fanno il blocco. E intanto vediamo con una bella parata anche di Anzaldo su un tiro del pivot Slepcevic, contrattacco e fallo, palla per il Cingoli. Non sarà facile per l'Eppan, anche perché, come ha detto mio fratello, la squadra è ferma da 3 settimane, e per cui dopo 3 settimane non è così facile anche sapere il proprio lavoro, il proprio valore. Comunque sarà una partita che sarà sicuramente da giocare soprattutto in fase difensiva. Vediamo l'Eppan che si presenta con una 5-1 con l'uno avanti Jan-Niklas Oberauch, che cerca di chiudere gli spazi facendo fallo adesso sul numero 8 Antic. Adesso sta prendendo Ladakis a uomo, comunque palla passata all'ala destra e gol del numero 10 del Cingoli,
che porta in vantaggio la propria squadra per 2-0. Sono stati due gol molto facili per la squadra marchigiana. Adesso speriamo per l'Eppan che le cose si mettono anche un po' a posto, anche perché, come ha detto mio fratello, è molto forte questa squadra. È partito un po' così, un po' malamente, diciamo, in campionato, ma ultimamente ha fatto vedere di che pasta è fatta e ha vinto contro il Bressano, per dire, e ha fatto altre ottime partite, prendendo qualche punto per la classifica. Tiro murato di Ladakis e niente di fatto ancora per l'Eppan, che sta ancora fermo sul risultato di 0 punti, con Brancia al centro che dà la palla a Seminkov, uscita forte su Ladak, su Starolis. Andiamo sotto passivo e finalmente l'Eppa riesce a fare il primo gol con un'entrata di Starolis. E qua bisogna stare molto attento a non prendere due minuti, come abbiamo già visto adesso. E si presenta in grandissima forma il portiere marchigiano e annulla il tiro di Jan Niklas. E sono già, penso che siano 3 o 4 palloni persi nei primi 4 minuti, e così l'Eppan sicuramente non può continuare la partita, anche perché rischia di prendere poi i contropiedi e i gol facili da parte del Cingoli. Intanto bella parata di Christian su un tiro scagliato con estrema forza da Antic, contrattacco con Seminkov, però l'Eppan non riesce a far girare il pallone come dovrebbe, anche perché la distanza è troppo piccola e l'atteggiamento falloso del Cingoli non lo permette. Comunque alla fin fine ci mette una pezza Seminkov con questa entrata di forza tra il secondo e il terzo, controattacco, e adesso vediamo che il Cingoli deve cercare di risolvere il problema di questa difesa di 5-1 portata sull'uomo Antic da parte di Jan Niklas. Palla recuperata da parte di Branch Thomas, e un bel controattacco e un bel gol facile anche per la squadra dell'Eppan, con Troyerhoff sugli scudi, che porta in vantaggio per 3-2 la squadra dell'Oltre Adige qua in Alto Adige. Tanto Vincoletto chiama lo schema. Ecco, niente può fare su questo tiro di Antic, anche se Dragan ha cercato di murare il tiro, ma purtroppo la scelta di tempo del ragazzo croato gli ha impedito di portare a frutto il suo blocco. Comunque 3 pari con Branch che si appresta a giocare sul terzino destro, che entra adesso in una fase di secondo pivot. Palla telefonata di Seminkov al pivot, niente di fatto, controattacco del Cingoli con Antic.
E niente neanche per Christian, che solitamente è molto bravo a parare questi tiri da fuori, però comunque forse non avrà visto la palla partire nel momento giusto. E Antic ha incrociato molto bene il suo tiro, partendo da sinistra, andando poi a spostarsi verso il terzino destro, poi incrociando, come ho detto, la parte destra del portiere dell'Eppan. Bel tiro, però purtroppo è uscito per l'Eppan, contrattacco di nuovo, e qua ci stanno forse anche i 2 minuti, sì, per Branch 2 minuti, e c'era Strapini che è entrato molto bene, ha cercato gli spazi, e purtroppo per l'Eppan ci sono i 2 minuti di sanzione. Vediamo adesso Rotaru che dirige la squadra marchigiana con Antic al terzino sinistro e con il 2 Binghetto al terzino destro. Bene per l'Eppan, che la palla si scaglia sul palo. Ancora in sovranumero la squadra del Cingoli, comunque fallo in attacco, sfondamento dichiarato dal signor Domenico Fornaser, e palla per l'Eppan, e vediamo se adesso l'allenatore decide di fare l'extra player. Così è, entra al posto di Christian, entra Moritz Pircher al centro. Sappiamo che Moritz è un giocatore che riesce a leggere molto bene le fasi di attacco, che è molto veloce nelle penetrazioni ed è un giocatore di squadra. Speriamo per l'Eppan che riesca a dare il suo contributo in questo attacco. Comunque palla quasi persa, di nuovo recuperata, rischiamo di andare in fase... Ecco, bene per l'Eppan, sbaglio di nuovo di Dragan, che ha sbagliato adesso già il secondo tiro, ed era un tiro che poteva essere molto tranquillo in quanto era da solo davanti al portiere, e Anzaldo purtroppo ha avuto la meglio, e nel controattacco il Cingoli non si fa pregare 2 volte, e il solito numero 8 Antic porta in vantaggio la squadra biancorossa 5-3. Ricci, dopo questi 10 minuti, che te ne sembra di questa partita, della prestazione dell'Eppan? Ancora non siamo al botto, abbiamo avuto qualche bella occasione, soprattutto Dragan Zljepčić da pivot, bravo il portiere che ha parato 2 tiri molto molto importanti. Adesso vediamo un palo di Moritz Pircher, un po' di sfortuna, speriamo di recuperare in fretta, però. Sì, ti devo dare ragione, anche perché l'Eppan non ha fruttato questi tiri, tra pali, tra parate, tra palloni persi, la squadra mi sembra abbastanza discontinua nella sua fase, diciamo, di approccio a questa partita. E se adesso poi si mettono ancora delle problematiche a livello difensivo, allora sarà una partita molto lunga per l'Eppan. Anche in questo caso non è stato lavorato molto bene, soprattutto dal punto di vista dell'atletica e delle gambe. Si sono aperti degli sbarchi per la squadra biancorossa, che ha di nuovo punito la squadra di casa, che si trova in svantaggio di 3 gol dopo 12 minuti. Comunque Semenkov ha fatto valere anche le sue doti di tiratore in questo caso, ha fatto
un tiro schiacciato, non è andato con forza, è andato con astuzia e ha lavorato bene di polso. Di nuovo la difesa dell'Eppan, che adesso è di nuovo al completo, sempre ancora con il centroavanti Jan Niklas. E qua hanno sbagliato in due, ha sbagliato Branch, ha sbagliato Slepcevic, non è stato portato in avanti il pivot, per cui dopo il cambio di direzione e dopo un cambio di ritmo la palla è arrivata al pivot e con il conseguente fallo al pivot naturalmente l'arbitro sanziona con un rigore che si appresta Antic ad andare a battere contro Christian in porta dell'Eppan. E vediamo, ebbene, per il Cingoli che Antic riesce a fare questo gol dal rigore, si porta in vantaggio del 7-4, sempre ancora adesso con l'extra player. E secondo me l'Eppan deve cercare assolutamente adesso di entrare in partita, perché fino adesso non c'è riuscita la squadra, ha giocato un po' in sordina e il Cingoli subito ha sempre sfruttato questi momenti negativi in fase difensiva dell'Eppan. Starolis per Semenkov, di nuovo con Moritz che rischia di prendere lo sfondamento, la veloce entrata di Moritz e rigore, e speriamo per l'Eppan che non sia niente di particolare, perché in fase di caduta Moritz Pirchel si è fatto male al piede. Entra il medico in campo, vediamo cosa dice. Vediamo che Moritz è ancora lì fermo, speriamo veramente in bene, anche perché Moritz quest'anno è tornato da un infortunio dell'anno scorso il suo problema era soprattutto la spalla destra, cioè il braccio e la spalla di tiro, ed è entrato quest'anno di nuovo molto motivato, è rientrato molto motivato nella società e nella squadra. Speriamo per lui e per tutta il nostro movimento che non sia niente di particolare, però conoscendolo e vedendolo lì sdraiato penso che sia qualcosa un po' di più un po' di più grave. Speriamo in bene comunque. Intanto Moritz viene portato fuori da suo fratello Andy e da Christian, accompagnato anche dal medico, e non riesce a camminare, per cui sicuramente avrà un problema alla caviglia. Purtroppo per lui sicuramente la partita sarà quasi sicuramente finita. Male per l'Eppan, anche perché in questa partita sta mancando Santinelli per infortunio, per cui vediamo che decisioni prenderà adesso l'allenatore dell'Eppan per far fronte a questo nuovo problema che è nato.
Intanto la partita rinizia con la palla al Cingoli. E palla recuperata adesso per l'Eppan, anche il Cingoli ha perso palla. Adesso entra Santinelli, anche se non è al 100%, comunque sta entrando in campo un ragazzo che quest'anno è venuto proprio da Cingoli, perché l'anno scorso ha giocato a Gaeta e l'anno prima a Siena. Comunque è un cingolano doc entrato, e anche lui ha avuto problemi con il portiere, che si sta sempre di più facendo vedere come di essere in grande forma. Contrattacco, attacco veloce con un gol dal pivot per il numero 19 del Cingoli. Si tratta di Strappini ed è il primo time out che prende l'allenatore dell'Eppan. Per noi un minuto di intervallo con pubblicità. Ecco, si rientra in campo con il pallone naturalmente nelle mani della squadra dell'Eppan, che si ritrova in svantaggio di 4 gol, fermo sull'ot 4 dopo 14 minuti e 40 secondi del primo tempo, con un inizio di partita abbastanza scarso e poco convincente, avendo fatto solamente 4 gol dopo un quarto d'ora, e sono molto pochi. Significa anche che il Cingoli si è mosso molto bene in fase difensiva e l'Eppan si ritrova un po' a recuperare questa partita. Cerca adesso Seminkov, che però fa un tiro telefonato, di nuovo contrattacco. Intanto l'Eppan deve sempre cambiare attacco difesa, per cui si aprono dei varchi, e questo qua è stato un fallo di sfondamento dichiarato dall'arbitro. E l'Eppa non riesce a fare il contrattacco come bisogna fare, per cui non riesce a fare un gol in contropiede. Male per l'Eppa, bene per il Cingoli. Anche questo è stato un attacco poco convincente, fatto anche con poca velocità, poca convinzione. Comunque si va avanti con Starolis al centro, con Santinelli che entra e rischia di prendere lo sfondamento, che l'arbitro però non dà. Adesso ferma tutto, sarà sicuramente per pulire il campo, ed è così che entra il dirigente a pulire il campo. No, può di nuovo uscire. E purtroppo Starolis non riesce a chiudere il suo polso, si è alzato benissimo, però tirare sopra questi ragazzi enormi come Ladakis, Antic e via dicendo non è così facile.
e niente di fatto. Comunque bene per l'Epp, anche il Christian ci ha messo la pezza. Adesso contrattacco di Branch, palla finalmente una palla all'ala destra che va a buon fine, quinto gol per l'Eppan. E qua deve stare molto molto attento Branch, perché ha già preso i due minuti prima per i falli e non può permettersi altri falli un po' forzati, anche perché la squadra già si ritrova con un paio di giocatori in meno in panchina, anche per infortuni e così via, per cui bisogna sempre stare molto molto attenti. Questo è sicuramente un fallo da due minuti, infatti deve uscire Starolis per l'Eppan e Antic ha trovato molto bene lo spazio che si è creato, anzi è stato Ladakis, e adesso abbiamo il rigore per la squadra marchigiana e come sempre va Antic a fare il tiro dai rigori e Christian Raffl cercherà assolutamente di parare questo pallone. Vediamo come finisce, niente gol per il team che mi sembra molto più consapevole dei propri mezzi all'inizio di questa partita. Vediamo davanti a noi una squadra che è preparata fisicamente, che gioca una bella pallamano, ognuno gioca per l'altro e anche il portiere fino adesso ha fatto vedere delle belle parate. Si ritrova molto in difficoltà l'Eppan questa sera, ma la partita non è ancora finita, però comunque bisogna cercare assolutamente di aumentare il tasso tecnico e il livello e soprattutto bisogna fare gol. In questo caso si è riuscito Dragan finalmente dopo una parata e anzi dopo due parate che gli ha fatto il portiere Anzalo, questa volta è riuscito a fare il gol, si è fatto male un po' al gomito, ma conoscendo Dragan passerà subito e dimenticherà tutto in questa partita. Comunque Rotaru che smista al centro con Antic, palla all'ala di sinistra e parata di Christian, palla recuperata per l'Eppan molto bene con Branch che ha la palla. E Omar che ritenta di nuovo a mettere a un po' di ordine nella squadra in attacco. Le ali molto larghe, difesa 6-0 del Cingoli. Vediamo Branch che dà la palla a Seminkov che si alza, non dà la palla purtroppo, non passa la palla. Di nuovo si cerca la combinazione con il pivot, niente di fatto, tiro di Santinelli che poi è stato parato. Comunque sono due minuti, stranamente, che non ho capito perché, due minuti per il giocatore. Vediamo, non si riesce a capire per chi. E sono due minuti per il portiere del Cingoli. Non capisco il perché, comunque niente. Siamo un po' sotto Natale, intanto gli arbitri hanno fischiato l'inizio della partita non accorgendosi che non c'era il portiere in porta. Comunque, risata a parte, si ritrova la squadra in attacco. L'Eppan con Santinelli al centro. Palla persa dell'Eppan e qua poteva l'Eppan continuare l'attacco perché intanto la squadra è in sovrannumero e purtroppo non è riuscito a fare gol, niente di fatto anche per i Cingoli, perché Christian ha di nuovo detto no all'ala sinistra della squadra marchigiana, che vediamo ancora in
in difesa con solamente 5 giocatori. Adesso l'Epana deve assolutamente cercare di allargare il gioco con dei palloni veloci, cercare di trovare dei spazi come ha fatto, ma come prima niente di fatto. Questo Dragan questa sera purtroppo fino adesso ha fatto dei tiri un po' forse anche telefonati, comunque niente, è stato parato anche questo tiro da parte di Gentilozzi, il secondo portiere del Cingoli. Male per l'Epan, perché sicuramente fino adesso i portieri del Cingoli avranno parato una decina di palloni, non contiamo neanche i tiri, diciamo, che sono andati fuori o sul palo. Controattacco con un pallone molto pulito dal terzino destro, Rotaru a destra, che non si fa pregare due volte e porta in vantaggio di nuovo la squadra del Cingoli per 4 gol sul risultato di 10-6. Viene a prendere il pivot Santinelli, che cerca di entrare, non passa la palla, cerca l'uno contro uno che non è andato a buon fine, di nuovo con Seminkonf adesso, e vediamo veramente che Rotaru e il blocco al centro con Ladakis e con Strapini è molto molto forte. E anche qua ci poteva stare un fallo, che però non è stato decretato dagli arbitri. Pallone perso comunque in controattacco, e vediamo adesso se c'è di nuovo un problema per l'Epan, per Starolis, che già tre settimane fa si è fatto male alla caviglia, però per fortuna sua e per tutti niente di particolare. Zoppica un po', però sicuramente può poi di nuovo tornare in campo. Questa è una partita secondo me abbastanza strana, manca un po' di agonismo, manca un po' di pepe da parte di tutti, proprio si vede che siamo qua sotto Natale e sicuramente anche tutti questi, diciamo, questi tempi morti non avranno fatto bene. Soprattutto non hanno fatto bene per l'Epan in questo caso, perché si ritrova in sotto di 4 gol in casa, che è successo poche volte quest'anno. Comunque di nuovo Seminkonf che va al centro, palla lunga all'ala sinistra, il Cingoli si muove molto bene e Santinelli smista molto bene per Dragan, che per fortuna questa volta è riuscito a fare gol. Nel contrattacco di nuovo Ladakis, e qua rischia di grosso i 2 minuti il 25 dell'Epan, si tratta di Seminkonf. Anche qua il medico deve entrare in campo e vediamo cosa decretisce l'arbitro, perché secondo me il fallo c'era tutto. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Sono anche gli arbitri che parlano con il commissario campo per essere anche sicuri della propria decisione, e per fortuna sua prende solamente 2 minuti il giocatore dell'Epan, perché secondo me era un fallo sulla faccia, si vede proprio anche una chiazza molto grande di sangue al centro del parquet. Comunque 2 minuti per Seminkonf e naso sanguinante per il giocatore del Cingoli. E si tratta di Ladakis, se non sbaglio.
Sì, si tratta di Ladakis. Ecco il perché sta per essere asciugato e messo a posto. L'Epan di nuovo sarà in sottonumero per questi due minuti decretati dall'arbitro, e deve sempre cercare in questa partita di recuperare palloni. È un primo tempo giocato benino, direi, dal punto di vista, cioè dalla parte del Cinguli. È stata una bella partita fino adesso. Il Cinguli ha giocato benino, direi, ma l'Epan effettivamente ha giocato male in difesa, soprattutto in attacco. Ma il problema maggiore dell'Epan in attacco era questa mancanza di segnature, perché i portieri del Cinguli hanno fatto una partita molto buona fino adesso, e l'Epan era sicuramente cercare di segnare di fare questi gol in attacco, anche perché le azioni le ha avute. Vediamo Antic adesso con dall'altro sfondamento di Bincoletto, sfondamento che ci sta bene. Naturalmente abbiamo due arbitri a livello internazionale che gestiscono molto bene la partita e sanno leggere molto bene il gioco di entrambe le società, di entrambe le squadre. È tornato Branch in campo con Santinelli, con Oberhoff che adesso gioca il terzino destro, e con Singer all'ala destra. Dovrebbe essere una squadra veloce adesso, con questi ragazzi che sono veloci. E purtroppo per l'Epan altra parata e la palla che poi va a finire sul palo. Niente di fatto per l'Epan, che rimane fermo a 7 gol, con Rotaru adesso che è al centro di nuovo. Palla veloce all'ala sinistra che però non va al tiro, stranamente. Comunque ancora palla dall'altra parte e gol. In questo caso il portiere ha avuto anche il suo problema. Invece di andare incontro è andato all'indietro e si è lasciato cadere, e naturalmente alla destra ha colpito e ha fatto gol, portando la squadra di nuovo in vantaggio per 4 punti. Santinelli, Oberau. Nuovo Oberau che va verso il centro. E qua adesso la squadra si sta perdendo in attacco, comunque uno contro uno, con Jan Niklas che si inventa un gol fantastico. E anche i due minuti a Garroni ci stanno tutti questi due minuti. Meno male che c'era Jan Niklas adesso per risolvere questo problema che ha avuto l'Epan in fase di attacco, anche giocando con l'extra player che però poi era uscito, e la squadra si è ritrovata a giocare solamente con 5 giocatori in attacco. Rientra in questo momento anche Seminkov e vediamo che l'Epan si ritrova di nuovo a giocare la 6-0, anzi adesso è stato deciso di portarlo di nuovo in avanti, di fare 5-1, sperando per l'Epan che adesso non ci siano più questi falli che portano a brutto fine la squadra. Anche il Cingoli gioca senza portiere, per cui extra player anche per il Cingolo, e con Rotaru uno contro uno, palla veloce all'ala destra di nuovo con Rotaru, che però non riesce ad superare Seminkov. Meglio adesso l'Epan in difesa, speriamo che continui per l'Epan, meglio. Ecco, palla persa per i Cingoli, e questa volta è veramente stato fatto una bella difesa che ci vuole
contro questo Cingoli. E se abbiamo visto che il Lepan ci riesce a fare anche un ottimo lavoro in difesa, allora è tutto voglia e motivazione per continuare a farlo, perché le doti tecniche, atletiche ce li ha tutti. Vediamo Branch da fuori con Semikov che porta la palla e dentro a Santinelli che si prende un rigore che entra nello spazio tra l'1 e 2. Semikov che va a prendersi il pallone per fare il tiro dal rigore, il solito Semikov per Lepan, questa volta è il primo rigore di questa sera, Semikov contro il portiere del Cingoli. E bene per Lepan, gol di Semikov, e Lepan si porta a 9 gol a 3 minuti dalla fine del primo tempo. 5-1 su Antic, sempre ancora di Jan Niklas Oberauch con fallo di Semikov su Rotaru. Di nuovo Antic che si porta al centro. Ecco. Adesso Lepan decide di fare la 6-0. E palla parata di Christian e controattacco. Vediamo se in questo caso Lepan riesce a fare un gol facile in controattacco. Niente di fatto. Intanto la palla sicuramente è stata deviata da un difensore, niente per Lepan. Antic di nuovo con Rotaru che entra, cerca il pivot. E time out per il Cingoli e ci sentiamo tra un minuto. Ecco la squadra, cioè la partita si riprende. Ho visto Sergio Palazzi che ha parlato con i suoi giocatori cercando di fargli capire che bisogna giocare con testa, con calma. E e sicuramente avranno anche parlato di questo, di questa idea che verrà fatta ed è stata fatta. E naturalmente un gol del genere porta sempre un grande entusiasmo tra i giocatori. Bel Kempa dall'ala destra, palla volante al tozzino sinistro che poi in volata è entrato, ha fatto gol. Comunque niente di... Adesso vediamo il Lepan che perde palla di nuovo e qua rischia i 2 minuti Semikov. E se li prende anche, e sono sacrosanti, anche perché ha fatto un fallo da dietro in una fase di controattacco di un ragazzo molto veloce del Cingoli. Altri 2 minuti e sono già i secondi per Semikov, che così naturalmente rischierà tantissimo nel secondo tempo, perché ha già preso 2 volte 2 minuti. Male per Lepan, veramente male, perché Semikov è sempre un giocatore che può dare una grande mano in fase di attacco,
ma così non può presentarsi, deve fare o deve muoversi di più oppure deve lasciarlo correre il ragazzo. Per cui due minuti sacrosanti, senza portiere di nuovo Lepan, con Branch, Jan Niklas, Santinelli che cerca il pivot, non lo trova il pallone, palla persa per Lepan, contrattacco del Lepan, anzi del Cingoli, anticipo molto buono di Oberauch, per cui palla persa del Cingoli. E vediamo, ci sono ancora 30 secondi scarsi per fare un ulteriore gol, sarebbe buono per Lepan entrare in spogliatoio con solamente due gol in meno. E vediamo cosa decide il Santinelli di fare con la sua squadra, tanto viene Brancia al centro con Jan Niklas che purtroppo non vede più l'ala destra, pallone perso e niente di fatto, andiamo all'intervallo, meglio per noi tutti, è una marea di errori sono stati fatti nell'ultimo minuto, ci vediamo tra 12-15 minuti scarsi per il secondo tempo.
bite. Woo! Give me a bite. Woo! Bentornato a tutti gli amanti della pallamano, sempre qua da Eppan per vedere la partita della squadra di casa, l'Eppan Sparer contro la squadra del Santinelli di Cingoli, con il risultato fermo dopo il primo tempo sul 12-9 per la squadra di fuori casa. Purtroppo abbiamo brutte notizie per quanto riguarda l'infortunio di Moritz Pircher, che secondo il medico sociale si è fatto male al tendine d'Achille, per cui probabilmente salterà le prossime partite. Sicuramente il campionato per lui è finito, e sperando per lui che ritrovi la forza per rientrare di nuovo a far parte di questo nostro sport, ma sarà molto molto difficile vederlo di nuovo in campo all'anno prossimo, perché un problema al tendine d'Achille è sempre molto molto particolare e molto duraturo.
aspettiamo nel momento, le squadre sono in campo, si aspettano solamente gli arbitri, Di Domenico e Fornasir. Intanto il commissario campo sta tornando sulla sua posizione e niente, chiedo a mio fratello Ricci un po', sicuramente lui avrà parlato con il medico per quanto riguarda Moritz. Ci sono delle novità, Ricci? Sì, intanto Moritz l'abbiamo portato all'ospedale, sembra effettivamente un problema al tendine di Achille, speriamo che sia solo uno strappo e niente di più. Comunque chiaramente è uno shock all'interno della squadra, anche perché è capitano il trascinatore della squadra qui a Eppan, e auguriamo tutto il bene chiaramente ad averlo di nuovo fra di noi in periodo natalizio e anche chiaramente il più presto in campo. Qui la partita si è fatta molto molto dura, si è fatto dura qualche decisione arbitrale che lo ha permesso, comunque niente di fatto, l'Eppan gioca, è sempre lì a meno 3-8 e molto molto dura questa partita. Sì, poi c'è anche da dire che ci sono due giocatori che sono stati penalizzati già da due volte dall'arbitro, avendo preso due volte i due minuti. Comunque nel frattempo partita ferma perché c'è un problema che l'arbitro non ha capito. Ha la maglietta macchiata di sangue di Ladakis, anche questo ci sta. Ecco, si riprende con Santinelli, Starolis, e come dicevo prima ci sono due giocatori dell'Eppan che già sono stati sanzionati per due volte per due minuti, sono Branch e il giocatore russo, e purtroppo è una grande mancanza, anche perché poi questi due ragazzi in fase difensiva, Seminkov e Branch, come detto prima, hanno preso questi due volte due minuti, devono muoversi molto di più e devono stare molto ma molto attenti per non fare un altro fallo da due minuti che subito viene sancito da un cartellino rosso da parte degli arbitri. E la partita continua con Rotaru al centro per quanto riguarda il singoli, con Vincoletto al terzino destro e con Antic al terzino sinistro, di nuovo ancora Vincoletto con l'ala destra che gioca con Mangoni, e in questo caso l'arbitro ha chiuso un occhio su Seminkov perché è stato ripreso ancora una volta e deve assolutamente stare attento. Palla persa con contrattacco di Jan Niklas, e bene per l'Eppan che si porta a 10 punti. E se l'Eppan riuscisse solamente con un po' di vinta, con un po' di voglia in fase difensiva, sicuramente questa partita la potrebbe ancora vincere. Vediamo se la squadra ha capito, l'allenatore che ha sgridato e il dirigente che ha sgridato i ragazzi, vediamo se riescono a svegliarsi a presto. Il tempo è ancora molto lungo, per cui c'è ancora tutto da giocare. Inizio di secondo tempo abbastanza bruttino da vedere, tecnica scarsa, vediamo se adesso Rotaru riesce a dare un po' di idee in più per la squadra marchigiana, con Antic, Vincoletto che si prende un fallo, non riesce Vincoletto a smistare la palla all'ala destra Mangoni, brutta da vedere adesso la partita, veramente brutta. E bene per l'Eppan che Christian ci ha messo la pezza adesso
e Semenkov ha di nuovo rischiato alla grande i due minuti, e spero proprio che finisca la partita, ma sarà molto difficile vedendo il suo approccio momentaneo in fase difensiva. Entra Santinelli al posto di Brancia al centro, con Starolis al centro, al terzino sinistro. E questa sera fino adesso sono venuti a mancare questi tiri da fuori di Starolis, che solitamente riesce sempre ad alzarsi dai 10-11 metri, e Santinelli che doveva essere infortunato, meno male che doveva essere infortunato, fa vedere di che stoffa è fatta e porta Leppan a meno uno. Vediamo sul cellulare di mio fratello che il Trieste sta cucendo la partita per 20-15, un risultato di rilievo e soprattutto anche una sorpresa. E vediamo anche che il Bressano è in vantaggio per 14-9 sul Pozen, anche questo è una sorpresa. E vediamo veramente che prima di Natale ci sono delle grandi sorprese dappertutto. Entra di nuovo Santinelli, che deve sempre cambiare con Branch in difesa e in attacco. Intanto il Cingoli si è riportato a più due, e sa Starolis che non riesce a centrare la palla, anche perché è stato era un po' sotto fallo. Comunque Antic per il Cingoli, vincoletto, e qua ci sono sicuramente, no, per fortuna dell'Eppa non ci sono i due minuti, anche perché ha accennato un po' troppo, il numero due vincoletto. Chiama la calma intanto la Dakis al centro della squadra marchigiana. Ecco, e con questa difesa niente può fare contro un tiro di Antic, si riporta il Cingoli, e Leppan mi sembra un po' molto sottotono anche in questo inizio del secondo tempo, e la squadra dell'Eppan deve assolutamente cercare di giocare meglio e con più cuore. E si muove molto bene il Cingoli con questa 6-0, con gli anticipi ancora, e niente di fatto, palla persa e contrattacco del Cingoli, e buonanotte per Leppan con quella Dakis che si alza dai 6 metri e porta al più tro la squadra biancorossa, che si merita tutto il vantaggio accumulato fino adesso. Altro pallone perso, e proprio la squadra non riesce a gestire l'attacco, e niente, proprio una brutta partita quella dell'Eppan fino adesso. Adesso vediamo che Santinelli viene portato al centro avanti, e per fortuna dell'Eppan c'è di nuovo Christian che para la palla, con Santinelli che prende la palla, Starolis che va a fare il contrattacco. E finalmente un bel pallone di nuovo al pivot Dragan, che riesce a perforare la porta del Cingoli. Thank you.
e si prende un bel sfondamento Dragan, palla di nuovo per Lepan e vediamo se la squadra gialloblu riesce a gestire adesso meglio l'attacco organizzato, anche perché con questo cambio attacco-difesa non riesce a fare dei gol veloci perché manca un giocatore in campo, sempre ancora Santinelli per Lepan al centro. E si prende lo sfondamento anche adesso Santinelli, palla persa per Lepan, ci sta benissimo. E in questo caso Semenkov doveva andare al tiro invece di smistare la palla, perché dall'altra parte il Cingoli aveva chiuso molto bene gli spazi con Santinelli adesso che si porta in centro avanti su Ladakis, quasi una marcatura d'uomo. Sotto passivo adesso il Cingoli deve affrettarsi a fare un gol. Brutta fase difensiva sempre De Lepan, sempre ancora adesso in tiro scagliato fuori dalla porta, contrattacco ma troppo lento purtroppo per Lepan. E il portiere riesce a parare due palloni e Jan Niklas dopo questa situazione rocambolesca riesce ad aggrappare la palla, a farsi la propria. Comunque niente di fatto per Lepan, di nuovo la squadra si presenta molto molto, non direi poco concentrata ma direi poco convinta dai mezzi. Sicuramente queste tre settimane ferme hanno fatto male alla squadra di casa, anche perché prima di questa partita c'era stata un'ottima performance in quel di Conversano, dove la squadra ha giocato alla pari con il Conversano fino alla fine della partita, perdendo solamente di 3 gol. E questo intervallo abbastanza lungo tra queste due partite ha fatto sì che la squadra si è seduta un po', non è più in una fase di agonismo che viene richiesto. Niente, Santinelli con la palla di nuovo, Starolis, e adesso c'è l'uno contro uno di Semenkov che riporta la squadra a meno 2. Adesso tutta difesa, bisogna lavorare tutto difesa, ma difesa pulita, e questo è il problema, soprattutto se vediamo questi tiri di Ladakis da fuori, anche perché è riuscito a fare questo tiro sotto mano, non era male diciamo il lavoro di difesa, però Ladakis con la sua stazza è riuscito a trovare degli spazi che poi ha sfruttato per fare il 16° gol per la squadra biancorossa in campo. Gol per Lepan, 16-14, adesso la partita si attende un attimino in più. Vediamo sul cellulare che il Pressano è in vantaggio per 8 gol sul Bolzano, 20-12. Cosa succederà a Pressano? Chissà, perché la differenza io sinceramente non l'ho ancora vista, però anche per il Bolzano questa è la terza partita in questa settimana, giusto Ricci? Sì, giusto, ha fatto una partita discreta a Siena, mancano un po' forse le forze anche da quello che abbiamo visto ultimamente, giocano tanto in un sistema macchinoso con Turković che quasi è da solo, non ne sono ancora amalgamati di nuovo dopo la ripresa
del Covid, e intanto andiamo a meno uno, per fortuna 8. Comunque il Bolzano, grande squadra, non è finita e ha tutte le qualità per riprendersi. Sì, e nel frattempo Lepan è riuscito a svegliarsi un po', soprattutto in difesa, e lavorando bene in difesa riesce anche a prendere dei palloni liberi. Naturale che Lepan con questi tre ragazzi enormi in difesa, se si muovono bene, portano in serio problema al Cingoli, ma devono crederci fino alla fine. Adesso la partita è riaperta di nuovo con il risultato di 16-15 per il Cingoli. Viene chiuso bene, altra palla persa, controattacco veloce, però anche qua Vincoletto è stato più lesto ad aggrappare la palla in velocità. Male per Lepan, ci poteva stare un bellissimo pari. Comunque secondo me ci mancherà poco adesso, perché vediamo che Lepan è più convinto soprattutto in difesa, e con questo Cingoli devi lavorare bene in difesa. Altra palla persa per il Cingoli, controattacco di nuovo, e questa volta speriamo, ed è arrivato il gol, è arrivato il gol di Oberauf. E adesso Lepan ha fatto, in 5 minuti ha fatto di più che in tutta la partita fino adesso, è riuscita ad entrare in partita, e adesso sicuramente sarà di nuovo un'altra partita fino alla fine, perché come conosco anche Christian in porta, incomincerà a gasarsi e saranno dei seri problemi per la squadra ospite. Quarto pallone di fila perso per il Cingoli, che non riesco a capire come mai in questa fase perde così tanti palloni. Bene per Lepan, e meno male che c'è il portiere del Cingoli che para questa entrata di Thomas Branch. Di nuovo Vincoletto alla destra, e altro gol facile. E si divertono con questi tiri particolari, la squadra biancorossa. Comunque riapertura della partita, Santinelli che adesso di nuovo chiama il sistema, l'idea, però ricezione scarsa di Starolis. Anche Starolis questa sera non ha giocato bene fino adesso. Anche questo è un tiro che non è stato molto convinto. Comunque anche pallone perso per il Cingoli, palla di nuovo per Lepan, meno male per Lepan in questo caso. E gol che porta in parità Seminkov. Gol. Però in difesa proprio non c'era la combinazione adesso tra Branch, Thomas e Starolis, per cui gol del pivot del Cingoli, che riporta in vantaggio la squadra marchigiana per un gol, 18-17 a 16 minuti e 35 del secondo tempo. Ancora Jan Niklas che viene a dare una mano, non riesce a fare il passaggio al pivot, invece di fare una scalata dall'altra parte ha deciso di fare un passaggio al pivot che era già ben chiuso. Di nuovo inguardabile la partita dell'Eppan adesso di nuovo, e per fortuna di nuovo Christian, ma proprio una partita inguardabile momentaneamente. Speriamo in meglio, e qua ci stanno i due minuti e anche il rosso, solamente due minuti e niente cartellino rosso per il giocatore del Cingoli.
tutta la panchina ha richiesto il cartellino rosso, ma Di Domenico non ha decretato il rosso, ma solamente rosso, due minuti. Ah sì, knallrot. Otto, qui la partita si mette male, abbiamo un ennesimo fallo del Cingoli direttamente in faccia al nostro giocatore, gli arbitri vedono un fallo di due minuti, non discutiamo su questo, ma comunque la partita è molto molto dura, molto molto maschia e speriamo che finisca nel migliore dei modi. Nel frattempo inciampa Semenkov, c'è un time out e noi andiamo in pubblicità per un minuto. Nel frattempo è rientrato Ladakis che era stato punito prima con due minuti, la squadra del Cingoli adesso ha di nuovo in porta il numero 13 Anzaldo e opta adesso per un extra player, avendo preso due minuti per il fallo di prima. Leppan prova con una specie di 5-1 con Branch in centro avanti, che lavora molto bene. Ecco, adesso è stato molto bene murato la palla da Starolis e da Semenkov, pallone lungo e gol e gol. E speriamo che Filip non sia fatto male in più, perché in fase di caduta ha sbattuto male il piede, è caduto male sul piede, però per fortuna Leppa niente di particolare. Comunque è una partita viziata da tantissime situazioni di infortuni. Ricordiamo che nel primo tempo è uscito per Leppan Moritz Pircher avendo un problema con il tendine di Achille. E brutta partita anche adesso per il Cingoli, che deve riprendere di nuovo, che si è preso di nuovo un fallo di sfondamento. E la prima volta in questa partita, la prima volta Leppan si ritrova in vantaggio, un gol lavorando bene in difesa. Posso dire che negli ultimi 10 minuti il Cingoli era privo di idee in attacco, ha perso 5 o 6 palloni, per non parlare delle parate, e in questo caso Leppan è rientrato in partita, ma non è finita, anzi la partita è ancora molto lunga. E infatti vediamo, e qua ci stava il rigore per i Cingoli, meno male per Leppan che l'arbitro non l'ha dato, niente di fatto per i Cingoli. Leppan si ritrova adesso in vantaggio, sperando per la squadra che riesca a continuare in questa
in questa situazione positiva anche per gli ultimi 10 minuti. Ricordiamo che siamo sul 19-18 per Lepan con Starolis e con il Semenkov. Palla di nuovo al pivot, ma altra parata. E come fa? Non si può andare a sbagliare questi tiri da soli davanti al portiere. Anche niente a togliere a un portiere, perché poi adesso arriva di nuovo il Cingoli con Rotaru e sarà molto difficile tenere il risultato positivo, anche perché non si può sbagliare più di tanto in attacco. Ma anche il Cingoli come se avesse copiato, adesso lo vuole fare anche loro, vogliono fare anche loro i tiri sbagliati, tir fuori da parte del numero 7, l'ala sinistra, Tagli ha sbagliato un tiro francamente molto facile. Siamo di nuovo sul time out e ritorniamo alla pubblicità per un minuto. Siamo a 9 minuti dalla fine, Ricci, con il risultato 19-18, una partita bruttissima da vedere, tu che ne dici? Giusto così, Otto, le società qui, le squadre stanno giocando molto molto male, tutte e due, tanti palloni persi, tanto nervosismo in campo, si vede che c'è una posta molto alta in palio. Adesso Starolis, che oggi non è in quella forma che lo conosciamo, Eppan soffre, Cingoli ci crede, siamo sempre lì su cose molto molto fallose, non c'è proprio nessun rispetto in campo, e qui si spera che la partita finisca presto con non troppi infortunati, perché è molto molto dura. Benissimo per Lepan, che c'era questo tiro geniale di Jan Niklas che porta più due. Lepan adesso comunque contatto veloce e niente di fatto qua, proprio secondo me forse anche un cambio di portiere potrebbe portare qualche impulso nuovo. Per quanto riguarda la difesa dell'Eppan, niente di fatto, siamo tornati a più uno solamente per il Eppan. E adesso in questi 8 minuti scarsi della partita è molto importante che la squadra di casa sia consapevole che ogni pallone è importantissimo per il risultato finale. Non possiamo più permetterci degli errori né di passaggi né soprattutto in fase di conclusione. Mancano 7 minuti con il risultato di 20-19. Bene questo passaggio, è benissimo, e qua è proprio così che bisogna giocare, con calma in attacco, con dei passaggi mirati e poi cercare di fare il gol. Questo è importante per Leon in questo momento cruciale della partita, e lavorare bene sul blocco in difesa con Branch e
Semenkov che chiudono bene e chiudono bene i tiri da fuori. Comunque Ladakis, Antic di nuovo con Branch che si porta fuori per cercare di allontanare l'attaccante Rotaru. Comunque, e qua ci stanno i due minuti a Semenkov, penso, anzi a Branch, e Branch purtroppo per Lepan può andare ad accomodarsi sulla panchina perché ha finito la partita, penso, avendo già preso due volte due minuti prima, e così è, cartellino rosso per Branch, e adesso sarà molto difficile, Ricci. Sì, Otto, in questo caso i due minuti ci stanno. Però qui oggi abbiamo purtroppo dei protagonisti che non sono i giocatori in campo, ci sono situazioni dove le squadre non sanno come reagire. Comunque qui i due minuti ci stavano, per cui tre volte esclusione per Branch, rosso per Branch e difesa chiaramente meno effettiva Lepan. Ecco, adesso bisogna vedere, perché sia Starolis che Semenkov devono dare molto di più in questo finale di partita, assolutamente, perché sennò sono dei problemi enormi. Loro devono essere consapevoli che sono i professionisti della squadra, loro devono cercare di portare avanti la baracca e di cercare di fare i gol, altrimenti sono problemi. Già qua adesso è già iniziato il primo problema, abbiamo di nuovo la squadra del Cingoli che naturalmente adesso è di nuovo tornata in partita. Sanno che manca un giocatore come Branch, soprattutto in difesa, per cui hanno anche il vantaggio di fare questi due minuti adesso in sovranumero. Ecco, adesso c'è il pari con questo passaggio a Mangoni che riporta tutto in parità sul risultato di 22 pari. L'ex player per Lepan, entra Troyerhofer al posto del portiere, con Starolis al centro, Santinelli a terzino sinistro, Jan Niklas alla destra e Semenkov terzino destro. Viene adesso Semenkov con la palla verso il centro, Omar Santinelli che prende palla, adesso esce l'extra player e ha sbagliato, doveva stare in campo. Comunque niente di fatto per Lepan, che si ritrova con 5 giocatori in difesa e rischia alla grande in questo caso, alla grande, anche perché l'allenatore del Cingoli sprema i suoi giocatori. E fallo per il Cingoli, tiro franco, Ladakis che perde palla, Christian ha parato molto bene, sta buttando via palloni dopo palloni anche adesso il Cingoli. Come avevo già detto un paio di volte, la partita è bruttissima da vedere e in 4 minuti sarà finita per fortuna per tutti, sperando in una vittoria per Lepan, è naturale qua in casa. Comunque vediamo ancora in attacco, palla persa di nuovo, siamo di sempre lì, altro contrattacco del Cingoli con Rotaru, palla all'ala destra. E qua ci sta i 7 metri, ci sta benissimo, c'è una reazione di un giocatore che non può permettersi questo. Mi dispiace per Mangoni che non viene sanzionato, però non può permettersi un giocatore giovane a presentarsi in una maniera del genere. Proprio mancanza di... Oh, si è calmato finalmente il numero 10 Tobaldi, rigore, che adesso Antic va a fare contro un entrato Bortolot, e il Cingoli a 3 minuti dalla fine si porta in vantaggio di un gol. Adesso Semenkov e Starolis devono assolutamente
prendersi le responsabilità, anche perché il Cingoli sta giocando 1-6-0 e sono due tiratori da fuori. E meno male che un cingolese o cingolano, non so come si dice, riesca a metterci una pezza per Lepan, e si prende pure un fallo di sfondamento. Palla di Seminkov con Starolis, che adesso va a fare il più uno per Lepan, e Lepan è rientrato in partita. Vediamo che l'allenatore del Cingoli adesso prende il cartellino verde. Ci sentiamo tra un minuto di intervallo. Ecco, la partita adesso, vediamo come finirà, perché siamo a 2 minuti dalla fine con Lepan in vantaggio per un gol. Adesso dipenderà tutto dalla difesa dell'Lepan, se riesce ad lavorare bene. Vediamo con Jan Niklas, uno in vantaggio, pallone perso, in questo caso è discutibile. Comunque niente, bene per Lepan, pallone per Lepan, con la palla del più 2, bisogna stare molto ma molto attenti. Nel frattempo il Pressano è in vantaggio di 26-18 contro il Bolzano. La partita è finita, grande vittoria del Pressano contro il Bozen. Attacco dell'Epan adesso con Starolis e Seminkov, che devono prendere la loro palla in mano, con Santinelli che adesso gioca bene. Adesso siamo sotto passivo con Seminkov, che riesce a fare il gol, e sarà il gol della vittoria. Adesso ha fatto un gol con una palla schiacciata, comunque Taro in attacco sempre ancora, non deve prendere i 2 minuti. Adesso Lepan deve cercare assolutamente di muoversi bene in difesa e cercare di chiudere questa partita. Comunque a 45 minuti e secondi dalla fine, naturalmente adesso il Cingoli tira fuori tutti i giocatori, Lepan è in vantaggio di un gol. Speriamo che, ecco, adesso il pallone ha perso Starolis e niente, e paratona di Christian, se no la partita era finita alla grande, perché Starolis aveva perso la palla malamente. E adesso abbiamo di nuovo un time out da parte dell'allenatore dell'Lepan, e se non ci fosse stato adesso il portiere, l'Lepan avrebbe perso questa partita, cioè avrebbe fatto un pari, perché Starolis si è fatto fregare la palla proprio in una situazione di aggressività della parte di un giocatore del Cingoli. Comunque 20 secondi dalla fine, adesso tutti i ragazzi del Cingoli saranno molto aperti, sarà una difesa molto aperta ad uomo, per cui il giocatore dell'Lepan che avrà la palla deve muoversi palleggiando, anche cercando di muoversi, e tutti gli altri ragazzi che sono senza pallone devono cercare di muoversi senza palla, in modo tale che ci potrebbe anche stare un passaggio veloce e con una conseguente rete da parte dell'Lepan. Ecco, adesso bisogna muoversi molto bene con e senza palla soprattutto,
e cercare di non perdere di nuovo palloni. Vediamo Santinelli con Niklas che va a inserire. È proprio questo è il gioco che bisogna fare in questo caso. E adesso abbiamo ancora un paio di secondi e vediamo un'altra paratona di Christian che ha di nuovo salvato la squadra e ha vinto l'Eppan dopo una partita rocambolesca, dopo un finale a cardiopalmo, e ha vinto la squadra che negli ultimi 10 minuti ci ha creduto un po' di più e in una fase cruciale della partita ha avuto anche un attimino di fortuna. Meno male che a 20 secondi dalla fine il portiere ha parato questo pallone che è stato perso da Starolis, se no la partita era sicuramente a pari. Secondo me, come ha detto alla pallamano già da anni, ci poteva stare benissimo il pari. Se il Cingoli avesse fatto il pari, nulla avrebbe Ringrazio a tutti che si sono trovati davanti al computer PC a vedere la partita e alla prossima ad Eppan. Arrivederci e grazie di tutto.
Ah, prendo io, perfetto. Sì, certo. Ecco, davanti alle telecamere ho Sergio Palazzi, l'allenatore del Cingoli. Intanto, Sergio, come ti sembra questa partita? Ora, una decina di minuti dopo il fischio finale, mi sembra molto cattiva, perché i due punti ce l'ha Eppan e non ce li abbiamo noi, e quindi in questo momento il pensiero è solo al risultato, ma chiaramente non c'è solo quello, ma oggi volevamo quello, perché venivamo da una vittoria e abbiamo bisogno di trovare continuità nei risultati. Sapevamo che giocare qui non era una partita facile, ma abbiamo dimostrato che possiamo vincere ad Eppan. Non l'abbiamo fatto e ora dobbiamo interrogarci sul perché del quarto d'ora finale, ma non solo, ecco. Ho visto una partita molto, molto nervosa, sia a destra che a sinistra. Sicuramente non tutti i giocatori erano in una forma smagliante, però anche altri addetti al campo erano un po', diciamo, non tanto in forma, secondo me. Sì, fanno parte del gioco, ma non sono quelli che alleno io, quindi non ne parlerò e non ne parlo, ma sicuramente hanno avuto un peso sulla partita. Il problema è che, siccome fanno parte del gioco e noi non possiamo cambiare il loro modo di giocare, dobbiamo pensare a noi stessi. E invece noi ci siamo intestarditi nel dimostrare di voler avere ragione. E questo non porta a niente. Questo non porta a niente, anzi, porta probabilmente a quello che è successo, ma è una cosa che potrò dirti meglio lunedì mattina dopo aver rivisto la partita. Sicuramente noi sì, ci siamo fatti condizionare dal nervosismo. E dimostriamo probabilmente la nostra inesperienza di tutti, me per primo, a giocare partite tirate di questo livello con un certo tipo di intensità e appunto con un certo tipo di fischiate. Dobbiamo essere noi ad adeguarci, loro non cambieranno, perché loro comandano le regole della partita o l'interpretazione delle regole. E quindi abbiamo sbagliato ad adattarci, e dobbiamo imparare e migliorare in questo. Non è la prima partita che finisce con un risultato così corto nel divario, e quindi inizia a diventare un problema serio, perché se fosse stata la prima partita persa e decisa nell'ultimo minuto, potevamo passare avanti, ma non è la prima e ne abbiamo vinta solo una in queste situazioni. Dobbiamo iniziare a ragionare seriamente sul perché non siamo in grado di o chiudere le partite prima o di vincere ai minuti finali. Ho visto che vedo davanti a me un personaggio abbastanza giovane nella pallamano, veramente, però ho visto una squadra messa bene in campo, preparata bene fisicamente, e secondo me nel secondo tempo la tua squadra ha perso abbastanza troppi palloni. Io ho contato 5-6 palloni di fila verso metà del secondo tempo, e in quel frangente la squadra dell'Eppan, che era veramente in grandi difficoltà, è rientrata poi in partita, e poi alla fine forse la maggiore esperienza poi ha fatto, diciamo, anche per dire, l'ultimo minuto avete recuperato due palloni e non siete riusciti a fare gol. Sì, aggiungerei oltre alle palle perse anche i tiri nel duello col portiere dei 6 metri, perché in alcune situazioni è mancato quello. E se ripenso anche a dei tiri da fuori, perché sì, Eppan ha fatto 2 o 3 muri a 2 nel secondo tempo, ma abbiamo preso anche dei tiri dove abbiamo saltato il muro, ma abbiamo giocato male con Raffel. Sapevamo che Raffel era un portiere che tende ad andare giù sui tiri da fuori, ma noi abbiamo tirato basso. Aggiungiamo anche i tiri da 6 metri ed ecco che se mancano i tiri e non facciamo gol, Eppan, come dici bene tu, ritrova quei gol facili in prima e seconda fase e rimette in piedi la partita. Bene, Sergio, io ti auguro tutto il bene, per il tuo lavoro, per la tua società, e alla prossima, e buon Natale intanto. Grazie a tutti e buon Natale anche a voi. Grazie, ciao. Grazie mille. Bene. Itzomo e nonno. Ecco, adesso abbiamo davanti alle telecamere Omar Santinelli, che è cingolano o cingolese? Cingolano. È un cingolano, Doc, che questa sera ha giocato contro la sua ex società. E come ti sembrava questa partita? Dimmi. È difficile. È difficile da spiegare, però chi mi conosce sa che questa partita per me vale molto più di tutte le altre. E guarda, è difficile da spiegare, ma sono veramente, veramente tanto contento. Un pensiero, penso di parlare a nome di tutta la squadra, lo rivolgo al capitano, prima di parlare della partita, perché è uscito nel primo tempo e adesso ho sentito un po', dovrebbe essere infortunio grave anche lui alla caviglia, e quindi speriamo che si rimetta il primo possibile, perché abbiamo bisogno anche di lui. Questa è una squadra che oggi ha dimostrato ancora una volta
che sappiamo lottare, sappiamo lottare. Abbiamo giocato, penso, in attacco veramente una partita disastrosa, però è stata la partita dove paradossalmente abbiamo subito meno gol. Significa che volevamo vincere nonostante tutto, nonostante gli infortuni del capitano, anche lo straniero non stava bene, c'erano altri infortuni, però abbiamo lottato e siamo stati sempre sotto senza mollare mai. Non è facile stare sotto di 2-3 fino alla fine, e alla fine invece l'abbiamo portata a casa. Bene, sono contento per te anche perché tu hai fatto vedere veramente una bella partita, hai giocato molto bene, hai fatto dei gol particolari, sempre su penetrazioni da palle lunghe, comunque dovevi essere infortunato, però hai dato una grande mano alla squadra in questo momento. Sì, non stavo al meglio sicuramente, però in queste partite non c'è nessun dolore. Adesso lunedì sicuramente ci sarà la fila dal fisioterapista, ma... Non fa niente, dovevamo portare a casa i due punti e sono contentissimo, e adesso andiamo a festeggiare e mandiamo un in bocca al lupo di nuovo al capitano. Bene, grazie Omar e alla prossima. Grazie. Alla prossima, saluto. Ja, guten Abend, Herr Vorro. Also wir sprechen heute über dieses Spiel, also Eppan gegen Cingoli. Es war ein sehr umkämpfter Sieg, richtig? Es war sehr umkämpft, aber es war ein Sieg. Wir haben dieses Spiel für unseren Kapitän Moritz Bircher gewonnen, der sich wirklich eine schwere Verletzung zugezogen hat. Wir wünschen ihm alles Gute. Die Mannschaft hat gekämpft, hat an sich geglaubt und hat ein Spiel, das eigentlich schon verloren war, nochmal umgedreht und hat viel, viel Charakter gezeigt. Ja, das kann man sagen. Also die letzten 10, 15 Minuten waren nicht schlecht, aber der Rest war eigentlich schon zum Vergessen heute. Das Spiel war sehr, sehr nervös. Es wurde sehr, sehr hart gespielt und wie gesagt, man hat gesehen, dass es für beide Vereine um wirklich viel geht. Und ja, wir spielen zu Hause, auch ohne Publikum, haben wir Charakter gezeigt und dank dem Tormann, der zum Schluss eine wichtige Parade gemacht hat und ja, Niklas Hober auch, der das Spiel zum Schluss mit seinem letzten Tor beendet hat. Ja, Eppan kann jetzt natürlich mit diesem Sieg schon auf mehr eigentlich auch, als auf mehr denken. Also ich glaube, wir haben jetzt 12 Punkte.
Ja, richtig. Wir haben jetzt 12 Punkte. Wir haben noch ein Nachtragsspiel am nächsten Samstag gegen Cassano. Natürlich haben wir mehrere Verletzte, aber mit viel Charakter und viel Einsatz könnten wir nächsten Samstag auch noch daran denken, beim Italienpokal dabei zu sein unter den besten 8 Mannschaften in Italien. Ja. Ja, und das wäre ja ein super Ziel heuer. Ja. Vor allem auch durch diese ganzen Covid-Situation, die ist, aber im Endeffekt hat die Mannschaft jetzt 12 Punkte gemacht und hat bestimmte Siege eingefahren. Ja. Und ich glaube, man kann sich nach oben orientieren. Genau, wir haben sehr wichtige Siege eingefahren gegen ganz starke Mannschaften. Diese Liga heuer ist sehr, sehr ausgeglichen. Trotzdem kann man sagen, dass es kollektiv passt. Die Mannschaft kämpft, trainiert und wir haben Glück gehabt bis heute, dass wir keine positiven Fälle innerhalb der Mannschaft haben und dementsprechend auch weiter vollzählig trainieren und spielen können. Gut, dann bedanke ich mich hervorragend bei Ihnen und hoffentlich beim nächsten Mal.